Adesso Grazie. abbiamo l'intervento della sede di Roma Tor Vergata, il professor Stefano Volpe del Liceo Scientifico Gullace Tallotta di Roma, la professoressa Federica Tommasi del Liceo Classico Russell, sempre di Roma, e il titolo della relazione è Euclide e Al-Khwarizmi e la risoluzione geometrica delle equazioni di secondo grado. Vi lascio la parola. Grazie. Buonasera a tutti, spero che mi sentiate. Sì. La prima cosa che voglio fare è ringraziare per quest'ulteriore ulteriore occasione di confronto, sempre utilissima. E poi volevo specificare che appunto il nostro gruppo di lavoro è quello dell'Università di Roma Tor Vergata, guidato dalla professoressa Francesca Tovena, e che questa volta il percorso che presentiamo è stato fatto in collaborazione tra due licei che collaborano allo stesso gruppo. Quindi siamo in due insegnanti di due scuole diverse che presentano un progetto unitario. Il lavoro si propone di affrontare lo studio delle equazioni di secondo grado in una classe seconda, in una classe terza del liceo matematico, da un punto di vista storico, proponendo alcuni metodi geometrici utilizzati soprattutto nella Grecia classica e nell'Arabia medievale. Il lavoro si inserisce in una riflessione più ampia sulla relazione tra algebra e geometria nel percorso del quinquennio e sulla scelta dei riferimenti storici da fornire agli studenti. Questo che vedete sullo schermo è il piano complessivo della sperimentazione svolta. Quindi nelle classi seconde sono state svolte due attività: una la risoluzione dell'equazione del tipo x quadro più px uguale a q con il metodo del comprimento del quadrato, e l'altra invece l'equazione del tipo x quadro più q uguale a px con il metodo descritto da Al-Khwarizmi. Ovviamente penso che siamo tutti consapevoli che i coefficienti venivano intesi in senso positivo, con segno positivo. E invece nella classe terza è stato fatto un lavoro, diciamo, diverso. L'idea era quella, ovviamente era già stata consolidata a lungo la conoscenza e l'applicazione della formula risolutiva dell'equazione di secondo grado, e quindi a partire da questa, come ricostruire il metodo di Euclide utilizzato appunto per la risoluzione geometrica delle equazioni. Soltanto non potremo portare che alcuni spunti in questa occasione. Allora, penso che sia abbastanza noto, insomma, x quadro più 10x uguale a 39 è un esempio che si ritrova nel libro di Al-Khwarizmi. E allora, il primo membro dell'equazione può essere interpretato come un quadrato incompleto. Come primo lavoro, si può costruire un quadrato di lato x e quindi ideare x quadro. A questo quadrato iniziale verranno aggiunti due rettangoli, entrambi di area 5x, e quindi, tenendo conto del testo dell'equazione, abbiamo che l'ognomone rappresentato in figura ha area 39 uguale a x quadro più 10x. E quindi il quadrato si può completare facilmente aggiungendo il quadrato di 25. Quindi anche algebricamente si può pervenire al fatto che x quadro più 10x più 25 uguale a 39 più 25, cioè uguale a 64. E una volta completato il quadrato sarà facile ottenere innanzitutto il lato del quadrato completato, che sarà appunto 8, e quindi che x più 5 deve essere uguale a 8, da cui facilmente si ricava che x deve essere uguale a 3, che è l'unica soluzione positiva dell'equazione. Ovviamente tendo a specificare, a sottolineare, questo lavoro è stato fatto in una classe seconda, prima che i ragazzi conoscessero l'equazione
la formula risolutiva dell'equazione di secondo grado come passo per poter arrivare ad introdurre l'equazione di secondo grado, ma su questo metodo si è lavorato a lungo. Per circa un mese i ragazzi hanno continuato a risolvere le equazioni in questo modo, in modo che potessero fare proprio questo metodo, anche risolvendo problemi o equazioni più complesse, si arrivava sempre al momento del metodo del completo quadrato anche con la rappresentazione geometrica. Passo la parola a Federica. Ehi, buonasera a tutti. Quindi, sempre in una classe seconda di un liceo scientifico, dopo aver consolidato la parte del completamento del quadrato, siamo passati ad una tipologia di equazione di secondo grado differente, in particolare l'equazione del tipo quadrati e numeri uguali a radici. In particolare abbiamo visto l'equazione 1 quadrato e 21 unità uguali a 10 radici, che sarebbe x quadro più 21 uguale a 10x. Di questa equazione algorismi dalle due soluzioni positive, che sono x uguale a 3 e x uguale a 7, e poi abbiamo visto la giustificazione geometrica che lui fornisce. E allora, costruiamo il quadrato di lato AC uguale a x, e quindi di area x quadro, e il rettangolo di area uguale a 21 e lato CD uguale a x. Quello che risulta è che x quadro più 21 deve fare 10x e quindi il rettangolo AB BF, che deve avere area 10x, avendo un lato AE uguale a x, avrà il lato AB uguale a 10. A questo punto considero M, il punto medio di AB, quindi AM uguale MB sarà 5 e costruisco il quadrato di lato NB che quindi avrà area uguale a 25. Costruisco adesso su GP il quadrato di lato GP. Ora, DG e GP sono due segmenti congruenti perché sono DG è uguale a IG che è 5 meno X e GP è uguale a MP, che è sempre 5 perché è il lato del quadrato, meno x. E quindi DG congruente a GP e anche LF è congruente a MG, sempre perché sono differenze di segmenti congruenti. E ne segue che i rettangolini CM, MG e LF, FR sono congruenti. E quindi l'area dell'ognomone MBRNLG è uguale a 21 come l'area del rettangolo CBBF. A questo punto possiamo calcolare l'area del quadrato di lato GL che sarà 25 area del quadrato di lato MB meno 21 che è l'area dell'ognomone. Quindi quest'area sarà 4, GP sarà 2 e quindi anche DG, e quindi ED è uguale a 5 meno 2, che è 3. Abbiamo trovato quindi una delle due soluzioni positive dell'equazione. Aggiungendo DG, che è sempre 2, a EG, otteniamo EL, che è 7, che è ancora una soluzione. Ora, anche di questo abbiamo fatto la dimostrazione geometrica, la costruzione geometrica, che io ora non faccio per mancanza di tempo, però quello che è bene notare è che CB uguale a 7 e CD uguale a 3, quindi le due soluzioni dell'equazione, sono i lati di questo rettangolo DC-CB, che è quindi un rettangolo di area uguale a 21, e semiperimetro CD più CB uguale a 10. Questa è la costruzione della seconda soluzione e in generale quando risolviamo un'equazione del tipo x quadro più q uguale a px, sempre con p e q positivi, stiamo risolvendo il sistema x più y uguale a p e xy uguale a q. Quindi stiamo trovando i lati di un rettangolo di semiperimetro P e di area Q. Questo sistema diventa l'equazione
x per π meno x uguale a q, le cui soluzioni sono quindi i lati di questo rettangolo che stiamo cercando. Ricostruendo la figura nel caso generale, con i coefficienti p e q, abbiamo quindi il quadrato di lato a c e di area che è x, e quindi di area x quadro, il rettangolo di area uguale a q e di lato cd uguale a x. Osserviamo che il rettangolo cbbf, i lati del rettangolo cbbf sono i lati del rettangolo che stiamo cercando, perché cd più cb è uguale a p e l'area del rettangolo è uguale a q. Quindi il rettangolo di semiperimetro P è di area Q. I lati del rettangolo si trovano come prima, quindi trovo GP, che è il lato del quadratino bianco, quindi come sottrazione di P mezzi al quadrato, che è l'area del quadrato di lato MB, e di Q, che è l'area dell'ognomone. Quindi radice quadrata mi dà BG, che è quindi radice di pi mezzi al quadrato meno q, e quindi poi mi trovo che i lati del rettangolo sono dc, che è uguale a pi mezzi, che sarebbe g, meno radice di pi mezzi al quadrato meno q, e cb, l'altro lato del rettangolo, che è uguale a df, e che quindi è pi mezzi più gl, quindi pi mezzi più radice di pi mezzi al quadrato meno q. Abbiamo quindi dimostrato geometricamente la formula risolutiva dell'equazione di secondo grado del tipo x quadro più q uguale a px, sempre con p e q positivi. Inoltre, osserviamo che nella dimostrazione abbiamo utilizzato il fatto che l'area del rettangolo di lato CBBF fosse uguale alla differenza tra l'area del quadrato di lato MB e l'area del quadrato di lato GL. Questa è la proposizione numero 5 di Euclide, che mi permette di trasformare un rettangolo nella differenza di due quadrati. E inoltre osserviamo che dalla figura questa costruzione geometrica ci permette di evidenziare una proprietà sui rettangoli isoperimetrici, perché quando io scelgo C su AM, quindi al variare di C su AM, ottengo i rettangoli CD, CB, che sono isoperimetrici e hanno semiperimetro uguale a P. Ora, tra tutti questi rettangoli di semiperimetro uguale a P, qual è quello di area massima? Si vede che, essendo vera questa uguaglianza, l'area massima si ottiene quando l'area del quadrato di lato GP è uguale a 0, e questo succede quando C è uguale a M. Quindi vediamo la proprietà dei rettangoli isoperimetrici, cioè che il rettangolo isoperimetrico di area massima si ottiene è proprio il quadrato di lato pi mezzi. Adesso continua Stefano. Bene, prima risponderei alla domanda che è stata fatta su come è stata presentata l'attività agli studenti. Allora, nelle seconde l'attività è stata presentata con delle schede che però non abbiamo avuto possibilità di mettere nella presentazione che stiamo facendo oggi, mentre invece l'attività che mostro adesso è stata un'attività dialogata. Siamo in una classe terza, i ragazzi conoscono la formula risolutiva dell'equazione di secondo grado e al termine dello scorso anno hanno anche studiato è dimostrato i teoremi di Pitagora e i teoremi di Euclide. Quindi l'idea era quella di
sfruttare la loro conoscenza, le loro conoscenze algebriche e anche geometriche e cercare di raccordarle. Ricordiamo infatti tutti che da un punto di vista del programma della seconda liceo, le equazioni, o almeno a me succede così, la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado la faccio nella prima parte dell'anno, invece l'equiestensione e i teoremi di Euclide la faccio nella seconda parte. E quindi si crea la necessità di raccordare a posteriori le due cose. E vabbè, l'anno scorso non c'era stato tempo di farlo e quindi l'abbiamo fatto quest'anno. La prima parte del lavoro è consistita nel risolvere da un punto di vista geometrico l'equazione x alla seconda uguale ad s, ovviamente con s positivo. E la risoluzione può essere fatta in due modi diversi, o con il primo teorema di Euclide, insomma non credo di doverlo sottolineare molto. È ovvio che l'importante in questo caso è costruire il segmento di lunghezza CA, oppure con il secondo teorema di Euclide. Allora in questo caso cambiano le proiezioni dei cateti sull'ipotenusa, e l'obiettivo è arrivare a costruire un segmento pari a CH. Dopodiché abbiamo lavorato un caso diverso da quello presentato prima da Federica, perché qui il problema consiste nel determinare i lati di un rettangolo conoscendo la differenza dei suoi lati, non più la somma, e l'area. È quello che viene chiamato il metodo iperbolico delle applicazioni delle aree nel trattato di Euclide. Indicati con D la differenza dei due segmenti del rettangolo e con A la sua area, si ha l'equazione x per d più x uguale ad a, e cioè x alla seconda più dx meno a uguale a 0. Allora, a questo punto si è chiesto ai ragazzi di risolvere l'equazione con la formula risolutiva. Siamo pervenuti a questa uguaglianza finale. L'altra soluzione, quella in cui la radice è preceduta dal segno meno, non l'abbiamo presa in considerazione, perché avremmo avuto un segmento di lunghezza, cioè avremmo avuto una soluzione negativa. E quindi abbiamo chiesto agli studenti come riuscire a costruire geometricamente questa soluzione. E siamo partiti dalla radice. Non è stato difficile pervenire al fatto che si poteva interpretare questa radice di mezzo al quadrato più a come l'applicazione del teorema di Pitagora ad un triangolo rettangolo di cui noi si conoscessero le lunghezze dei cateti, uno di mezzi e l'altro radice di a. E il risultato, ovviamente la radice di mezzo al quadrato più a, dava la lunghezza dell'ipotenusa del triangolo. Il segmento di lunghezza radice di a, se a non era un quadrato perfetto, lo si poteva determinare utilizzando il teorema di Euclide, uno dei teoremi di Euclide. E quindi, insomma, abbiamo cominciato a costruire. Innanzitutto dovevamo partire dal segmento di lunghezza D e costruire un segmento di lunghezza di mezzi, quindi si calcolava il punto medio. Poi l'asse di simmetria, perché ci serviva un angolo retto, quindi due segmenti perpendicolari, e sull'asse di simmetria si costruiva il segmento di lunghezza radice di A, che è quello che vediamo qui sotto, MP, e di lunghezza radice di A. Dal punto P possiamo ancora mandare una perpendicolare, ancora un angolo retto, e infine prendere su P un segmento pari a partire da P sulla retta S, un segmento di lunghezza di mezzi. E quindi il triangolo MPQ che si vede in figura è esattamente il triangolo cercato. Ha un cateto pari a radice di A e l'altro uguale a D mezzi. E quindi il segmento MQ è la radice di D mezzi a lunghezza pari a radice di D mezzi al quadrato più A. Cioè proprio quello che cercavamo. Ora, la formula diceva che alla radice dovevamo sottrarre D mezzi. Quindi prima riporto il segmento MQ sulla retta B,
ottenendo così il segmento MC uguale ad MQ, e poi tolgo il di mezzo, cioè MB, e così ottengo una delle due dimensioni del rettangolo. E l'altro, l'altra dimensione ovviamente si ottiene aggiungendo D. E quindi il rettangolo finale è dato da quello che vedete, dal rettangolo che si vede in figura, che ha come dimensioni AC e BC, riportato verticalmente. E quindi, data la differenza delle dimensioni del due rettangolo, la differenza delle due dimensioni del rettangolo e data l'area, possiamo individuare geometricamente il rettangolo cercato. Poi, nella stessa lezione, era stata assegnata ai ragazzi di svolgere un esercizio simile per vedere se avevano compreso la dimostrazione. E poi abbiamo fatto l'ultima considerazione finale, e cioè che se Cm doveva essere uguale a d mezzo al quadrato più a, allora Cm al quadrato doveva essere uguale a d mezzo al quadrato più a. E che Cm al quadrato è esattamente il quadrato costruito sul lato MC, quello che vedete in verde, d mezzo al quadrato è costruito su MB, costruito in azzurro, e A è il rettangolo che abbiamo costruito alla fine, che ha come dimensioni BC ed AC. E questa figura bene esprime la sesta proposizione del secondo libro degli elementi di Euclide, che dice che se si divide una retta, cioè un segmento, in due parti uguali, e quindi il segmento AB viene diviso in due parti uguali dal punto M, e un'altra retta, un altro segmento l'è aggiunto per diritto, BC, il rettangolo compreso tra la prima retta, quindi AC, e da quella aggiunta, BC, insieme e quindi il rettangolo di area A, insieme col quadrato della metà della prima, quindi MB, quindi di mezzo al quadrato, è uguale al quadrato della retta composta dalla metà MB e dalla retta aggiunta BC, e quindi CM al quadrato. Questa è la sesta proposizione del libro di Euclide, che ovviamente Euclide dimostra da un punto di vista geometrico. Non abbiamo ritenuto opportuno di dimostrarla seguendo la dimostrazione di Euclide, però abbiamo fatto una sostituzione. Abbiamo indicato AM ed MB abbiamo indicate con A minuscolo e BC con B minuscolo. E riscrivendo la relazione che abbiamo visto tra le aree delle figure, si vede facilmente che si perviene insomma, al quadrato del binomio, che noi normalmente esprimiamo insomma, con una formulazione algebrica. E quindi di nuovo questo raccordo tra algebra e geometria che stavamo cercando di consolidare. E a conclusione, possiamo dire, spesso quando risolviamo un'equazione di secondo grado nell'ambito di un problema geometrico, sembra che il procedimento risolutivo non abbia alcun collegamento con il problema di partenza. E questo, come dire, ci perdiamo qualche cosa se non mettiamo in relazione i due aspetti. E poi ancora, l'approccio vorrebbe unificare i concetti di algebra e di geometria, separando la trattazione spesso separata della geometria euclidea, dell'algebra e della geometria cartesiana, e che dà luogo ad un'ingiustificata separazione, secondo noi, delle conoscenze matematiche. Vi ringrazio. Grazie al professor Stefano Volpe e alla professoressa Federica Tommasi.